Abbiamo l'interesse e lo palesiamo. Vorremmo che poi questo interesse palese fosse palesato anche dalle altre parti, perché poi lo possiamo dimostrare, insomma, non siamo così ingenui e buoni, non tutti perlomeno. Questo, l'amore per il circo nasce e voi lo coltivate fin da piccoli, no? Perché poi comunque... 130 anni del Circo Togni. Insomma, mio nonno faceva il domatore, mio padre lo faceva, io lo faccio, mio fratello e anche mio figlio fa il domatore, quindi è una continuità infinita. Beh, questo però fa anche, insomma, riflettere sui valori un po', no? Del circo, come si vive, insomma, perché guardi, poi si vive... Catherine Tasca, che è il ministro francese, ha detto che il circo tradizionale, tra virgolette, quello che noi vedete, che avete visto in questo momento qua, si trasmette soltanto attraverso una condizione di base, cioè è una condizione familiare di trasmissione, non si riesce a insegnare tutto questo attraverso una scuola. Non c'è abbastanza tempo per la scuola, si deve nascere in quell'ambiente. Soltanto attraverso un percorso fatto in famiglia, nell'ambiente del circo, si riesce poi a continuare questa attività come la stiamo vedendo. Altrimenti diventano numeri inseriti, e possiamo prendere e citare l'esempio del Cirque du Soleil, che noi sì. Vedremo la sua fine e lui non vedrà la nostra. Ve lo dico prima perché noi 130 anni da sempre abbiamo passato le guerre. Voglio vedere se loro riusciranno a fare tutto questo. Noi siamo disposti a qualunque sacrificio per farlo, amiamo questo mondo e lo difendiamo. L'interesse è secondario, ma direi terziario, andiamo ancora dopo, perché siamo disposti anche a sacrificare non solo il tempo, ma anche l'economia, e non solo l'economia, anche di più. Il circo è un mondo e lo difendiamo. Ma è una vita di sacrifici, Tony? Il sacrificio è un punto di vista. Il sacrificio lo è per chi fa fatica a farlo. Per chi lo ama non è sacrificio. Se io devo considerare le ore, il dolore, gli spaventi, la paura, tutto questo, sì, è un sacrificio, ma a me amo questa vita, di conseguenza non mi fa niente farlo, e questo mi piace. E la bellezza, ne parlavo proprio con mio fratello, che già i nostri figli sono proiettati in questo mondo, che io consiglierei a tutti. Quindi comunque il ricambio generazionale dell'azienda Circo è già assicurato, quindi c'è già la certezza. Rio Saliceto che... sopporterà la famiglia Togni. Ecco, voglio proprio parlare, allora, noi abbiamo titolato questo spazio Il ritorno del Circo d'Arix Togni, perché siete tornati, l'abbiamo detto, da questa lunghissima tournée, e adesso intanto Rio Saliceto sta preparando una bella festa, no? Ma Rio Saliceto stiamo preparando noi una bella festa. Voi, anzi, se ci sono degli sponsor che si facciano avanti, noi siamo a Rio Saliceto, ci trovate facilmente. Stiamo preparando una bella festa perché lui è tornato, la parte invece, il gruppo degli animali ancora non è tornato, quindi stiamo aspettando che ci siano le condizioni per poterla fare quando siamo tutti riuniti, perché stare separato una parte no, così certo. Importante non è. Ma presumibilmente quando potrà essere questa festa? Ci sono delle problematiche sul viaggio, non sulla documentazione eccetera, ma le navi che trasportano, il periodo è lungo, bisogna trovare degli intermezzi, quindi è tutta un'organizzazione notevole. Se riusciamo a superarla attraverso la nave bene, altrimenti dovremo percorrere un percorso a terra, quindi ci sarà un altro studio. Attualmente non sappiamo quando rientra, là c'è mio nipote che sta insieme agli animali, siamo tranquilli perché la situazione non è certo. di disagio per loro, per noi o per nessuno, però il rientro sta a studiare. E poi? E poi si riparte per la tournée. Dove andiamo allora? Ma abbiamo parecchie proposte. In Italia no? C'è anche una proposta in Italia. Mm. Se fosse in Italia sarebbe da settembre. Mm. Ma abbiamo anche delle richieste per andare in Arabia Saudita, Kenya, abbiamo delle richieste per andare in Ungheria. Attualmente abbiamo un'altra nostra unità, un circo di questo livello che si trova a Beirut, e che lui poi passerà in Giordania. Insomma, il circo d'Arix Togni è una realtà economica che funziona e che dà lavoro, che continua con grande difficoltà, ma continua ad andare avanti. Non ci sarà possibilità di vedervi nel giro di poco tempo qui a casa? Ci piacerebbe, può darsi. Se a settembre ci sono, quello che noi pensiamo, le condizioni giuste, chissà. Però come si profila tutto l'aspetto, quello che sento in televisione, che vedo, che seguo, l'attenzione che viene data al circo in una maniera non esatta, ma in una maniera sbagliata, disonesta, se tutto questo prende un risvolto giusto, se avrò la possibilità di occuparmi e di confrontarmi con queste persone e dimostrare che non sono le cose come le fanno apparire, ma sono ben diverse,
Allora torniamo e vogliamo tornare proprio per dimostrare chi siamo e far vedere i valori del circo. Cioè, quello che più vi fa arrabbiare come si parla del circo, secondo voi non si descrive la realtà? Non si descrive. Ecco, no. Quello che succede è che quando vengo qua mi sento un criminale e mi dà fastidio moltissimo, anche perché siamo persone serie. Siamo persone serie, se qualcuno non lo crede si faccia avanti, se lo dimostri. Oneste, 44 anni che siamo a Rio Saliceto residenti, quindi qui siamo legati, i nostri figli sono nati tutti qua, siamo legati fortemente. Io ho fatto le scuole a Rio, quindi tutti i miei amici. E quindi non vogliamo passare per criminali, ci dà fastidio, lo evitiamo. Mm. Là siamo considerati, anzi facciamo parte di un soggetto politico che sta organizzando una nuova disposizione di legge dove per il benessere degli animali noi siamo consultati, quindi siamo considerate persone che sanno trattare con gli animali e che conoscono i loro imperativi fisiologici, insomma sono in grado di dare delle indicazioni per fare meglio. Qua da noi invece siamo considerati criminali, si immagini lei qual è la nostra condizione. Comunque le notizie anche che si leggevano ieri sul giornale, che si vorrebbe, no, anche abolire gli zoo, e quindi perché anche gli zoo sono considerati insomma degli ambienti che non sono adatti a questi animali, che comunque rimangono chiusi, no, in certe realtà, sì, che non sono, sì, le loro. Sì, sì, certo, però noi possiamo fare delle valutazioni su questo, se lei vuole ne affrontiamo l'argomento, anche se è un po' lungo ma sicuramente interesserà. Gli animali feroci devono stare in un condizionamento per mettere in sicurezza le persone. Ma attenzione, gli animali feroci quando hanno degli spazi adeguati hanno un'attività interspecie sociale, non è un disagio così come una persona può pensare. Anche perché poi ci sono i motivi. Si dice che persone, scienziati, eccetera, hanno analizzato il sangue, gli animali sono stressati, non stanno bene. Stranamente gli animali in cattività al circo vivono più a lungo di quelli in libertà. Forse non è vero quello che dico, non è assolutamente vero, senza forse. Quando si instaura un rapporto interspecie come lei per il col suo cagnolino, si trasmette, si comunica e si fanno una serie di attività sociali che fanno star bene anche l'animale, come fa, l'animale fa star bene lei. Nel circo avviene questo, non credo che sia la condizione paradisiaca, sono un compromesso per poter vivere insieme agli animali, come un compromesso per il cane stare con noi. Un compromesso per il bambino andare a scuola, un compromesso per l'operaio della Fiat andare a fare il suo lavoro e non magari andare in vacanza come fa Luca Montezemolo. Ci sono dei compromessi nella vita, dobbiamo vivere in questo mondo e il mondo è questo. Ci sono anche degli spazi adeguati per poter far vivere, dare comfort e questo bisogna farlo rispettare, ci sono delle regole. Questo è un discorso che si può fare con persone competenti e consapevoli dall'altra parte. E da questa parte probabilmente uno degli interlocutori dovremmo essere noi. Certo, il discorso che si può fare, gli animali poi si riconoscerà che al circo stanno bene. Questa è un'ingiustizia che si sta palesando incredibilmente grave e che dobbiamo tirarcene fuori. Comunque io mi auguro che appunto con la vostra competenza e professionalità di cui lei racconta possiate anche tornare a casa, almeno per fare qualche spettacolo in Italia, se non proprio nella provincia di Reggio Emilia. Questo è il nostro auspicio. Questo è il vostro auspicio. Allora, io intanto vi ringrazio, vi saluto. Se per caso Barigazzi riesce a propormi ancora 2 o 3 minuti di immagini, proprio li faccio andare con la musica per vedere appunto le performance del circo d'Aristogni. E poi noi siamo stati contenti di averne parlato questa mattina, non abbiamo mai parlato di circo, abbiamo avuto il top nel mondo del circo e quindi insomma grazie mille. Grazie davvero. Allora andiamo pure avanti un po', non puoi andare avanti un po' con quelle immagini lì, così possiamo vedere anche e sentire la musica quando arrivano gli spettacoli. Grazie Gianni, vai pure avanti ancora un po', scusate, queste sono informazioni di servizi e tra poco arrivano i numeri, così vi saluto con i numeri del circo d'Aristogni. Ce la possiamo fare? Ci arriviamo? Ci arriviamo, sì, mi dicono che ci arriviamo tra pochissimo, ok, vai pure.
Eccoci qua, intanto io cambio decisamente argomento, ho cambiato studio, guardate, mi sono immersa veramente in un tappeto di rose. Buongiorno Ugo Orlandelli, titolare della Valle dei Fiori di Mantova. Ma Orlandelli, lei è venuto con 700 camion questa mattina, ma ha portato il Garden Show del...